bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Ilary Blasi di nuovo nei guai per via dell'Isola dei Famosi, è stata sporta denuncia, nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lui. Punto sparso denuncia punto L apostrofo esperienza dell'Isola dei Famosi non è cominciata nel verso giusto né per i naufraghi, che non stanno affrontando l'avventura nel modo giusto e tantomeno per la conduttrice, che si è ritrovata a gestire questioni molto gravi. Anzitutto, lo staff del programma ha dovuto gestire il maltempo, che ha minacciato il destino del reality ma che è stato gestito dalla TUP. Ilary poi, ha avuto e continua ad avere a che fare con dei famosi molto difficili quest'anno. I concorrenti si stanno già ribellando alle regole della trasmissione e già tre hanno minacciato di abbandonare l'isola in anticipo, venendo meno al loro contratto. La donna, armata di pazienza, è riuscita a raggirarmi due. Ilary Blasi, scatta la denuncia. Al centro dell'attenzione al momento c'è un'altra questione che starà spaventando, in non poco, la conduttrice. Oltre alla concorrente che si è ritirata ossia Patrizia Bonetti, dopo appena 8 giorni, un altro concorrente ha abbandonato l'isola in anticipo, a causa di un'espulsione. Infatti, durante la quinta puntata abbiamo assistito all'espulsione di Silvano Michetti, musicista dei Cugini di Campania, avvenuta perché l'uomo ha pronunciato una frase blasfema in diretta nazionale. Il musicista era appena arrivato sull'isola con il fratello quando ha bestemmiato ed i provvedimenti sono stati presi immediatamente da Mediaset. La sua avventura dunque è stata davvero molto breve. La questione non è però terminata con la semplice squalifica, in quanto il fratello di Silvano, Ivano, ha aperto una causa legale per denunciare Mediaset. Ivano infatti sostiene che Silvano, una volta arrivato sull'isola abbia detto, santo Dio. L'audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro, si sente santo Dio. L'espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia. L'uomo crede che l'espulsione sia stata ingiustificata ed intende andare a fondo della questione, dato che, stando a quanto dice il musicista, mancano i requisiti per l'eliminazione. Ivano pretende persino che il fratello torni sull'isola come concorrente ufficiale. Punto Ilary Blasi. Ho inviato a titolo personale una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione. Ho già altresì dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l'immagine di mio fratello. Punto grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.